Fratelli d'Italia rafforza la sua squadra cittadina in vista delle prossime elezioni europee e cittadine. I sostenitori di Giorgia Meloni avranno due coordinatori cittadini, l'attuale Ignazio Ragnolo e l'ex consigliere comunale forzista Salvatore Scuvera. Abbiamo preso la responsabilità di dirigere questo partito insieme all'amico Ignazio Ragnolo, un ruolo che mi inorgoglisce moltissimo, mi onora, ma è anche un onore portare avanti in una situazione molto precaria attualmente la direzione di questo partito cittadino. Vorrei ringraziare personalmente il coordinatore provinciale Caccino, che ha dato la piena fiducia al mio incarico. La famiglia si allarga, siamo veramente felici e orgogliosi del folto gruppo di ragazzi che si sta unendo al nostro partito. Salvatore, carissimo amico, Totò mi accompagnerà in questa avventura e mi affiancherà. Siamo veramente felici e molto entusiasti dell'avventura che stiamo intraprendendo assieme. Adesso si deve lavorare per programmare le prossime elezioni. Abbiamo due competizioni elettorali importanti da affrontare nel primo semestre del 2019. Abbiamo le europee, che hanno una competizione non indifferente, non da sottovalutare, ma soprattutto una competizione elettorale amministrativa, dove Fratelli d'Italia è protagonista e si vuole rendere protagonista in queste elezioni, mettendo al centro i gelesi e i cittadini con un programma chiaro, definito, con pochi punti e soprattutto iniziare dai servizi essenziali che mancano in questo territorio. In attesa di capire che sviluppi arriveranno dal tavolo appena avviato con gli altri partiti di centrodestra, il primo si è svolto venerdì scorso. Ragnolo è fiducioso sulla coalizione. Ci sono tanti dialoghi. Venerdì c'è stato un incontro con tutti i partiti. Diciamo che si è iniziato bene, nel senso che tutti i partiti si sono dimostrati favorevoli per la creazione di una coalizione unitaria e forte per le prossime competizioni elettorali. Appuntamento a gennaio, dove verranno comunque tracciate le linee programmatiche e l'eventuale figura da candidare quale sindaco. Quindi ad oggi il centrodestra si presenterà compatto? Al momento pare di sì. Speriamo che effettivamente si riesca a portare avanti il progetto.